Diversi gli interventi del 118 per infortuni ed incidenti nella giornata di questo lunedì. Due gli infortuni sul lavoro, per fortuna non gravi, tra Gussago e Rodengo Saiano nel Bresciano, nei capannoni della Metra, nella zona industriale della Stacca. Un operaio di 44 anni, per cause al vaglio dei carabinieri e dell'ATS, è stato colpito alla fronte da un pezzo di alluminio scagliato probabilmente da un macchinario. L'operaio avrebbe riportato un serio trauma cranico, è stato soccorso da un'ambulanza e da un'automedica in azienda ed è stato portato in ospedale in codice giallo. È stato portato all'ospedale Gavazzeni di Bergamo in codice giallo anche l'operaio di 32 anni, infortunato questo lunedì mattina a Bergamo in via Rosa Gazzi e soccorso da un'ambulanza e da un'automedica. Sul posto anche la polizia e tecnici dell'ATS per far luce sull'infortunio. È stata portata invece all'ospedale di Esine in codice rosso la 76enne caduta in via Torre Agnellini questo lunedì mattina intorno alle 10:20 a Borno. La donna è stata soccorsa dall'ambulanza e dall'automedica. Paura intorno alle 14 anche a Vobarno per un pedone investito da un'auto in piazza Ferrari. Sul posto la polizia locale e l'ambulanza che ha portato il pedone in ospedale. Ferito questo lunedì mattina intorno alle 11 a Castenedolo anche un motociclista 55enne in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto in via Montepasubio. È stato portato in codice giallo alla poliambulanza. È stata portata in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo invece la bambina di 14 anni che si è infortunata intorno a mezzogiorno di questo lunedì sulle piste da sci di Ponte di Legno. È stata soccorsa dall'elicottero del 118 e dal soccorso piste.